Maturità 2023. In aree allagate solo intervista orale l'anno scolastico delle ordinanze MIM. Maturità 2023 con molte notizie. Gli studenti nelle aree allagate a partire dal 1 maggio. Ministro dell'Istruzione e del Merito ha effettivamente firmato l'ordinanza che si stabilisce per coloro che dovranno sostenere l'esame statale il 21 giugno solo intervista orale senza i due test scritti. Non solo. Non saranno necessari i requisiti dei test, invalsi e limite minimo di 200 giorni l'anno scolastico. Per quanto riguarda i test, per gli studenti che quest'anno prendono la maturità nei comuni delle aree allagate, ad eccezione di quelli della Marche e della Toscana, quindi prima di tutto in Emilia-Romagna, gli esami saranno sostituiti da un'interdisciplinare intervista volte a accertare il raggiungimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Nell'esecuzione dell'esame, la commissione prenderà in considerazione le informazioni contenute nel curriculum dello studente. L'esame orale verrà anche effettuato utilizzando l'estero la lingua e riguarderanno anche l'educazione civica, legge il comunicato stampa MIM. Inoltre, la nota dell'MIM continua nelle scuole dei comuni interessati da eventi alluvione, il requisito di una durata minima 200 giorni non è necessario per la validità dell'anno scolastico 2022-2023. L'anno è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte e che gli studenti devono essere ammessi all'esame. Non è richiesta il solito limite di presenza minima. Né è la detenzione dei test nazionali di invalsi un requisito di ammissione. Anche per gli esami di terza media, nei comuni delle aree allagate, ad eccezione dei comuni della Marche e della Toscana, ci sarà solo l'intervista orale. Per il ministro Valdirera, dopo la straordinaria allocazione di 20 milioni immediatamente fatta per garantire una conclusione regolare dell'anno scolastico nelle aree allagate, stiamo mantenendo un altro impegno assunto per sostenere gli studenti che dovranno affrontare gli esami statali. Le scuole colpite dal diluvio garantiamo un esame grave e allo stesso tempo appropriato a una situazione complessa.